Ciao a tutti amici, ben ritrovati ai video di PhotoArt. Oggi parliamo del 16-35 f4 VR Nikon, un obiettivo grandangolare, uno zoom, uno dei più gettonati. Lo vediamo bene nello specifico. Questi video sono realizzati in collaborazione con RCE Photo, il più grande negozio di fotografia d'usato, di materiale usato che abbiamo in Italia. Ma attenzione, l'usato, quello garantito, perché la sorpresa è sempre dietro l'angolo quando andiamo a cercare in rete il prezzo. In questo caso l'usato è garantito, garantito da tecnici e da personale molto qualificato. Eccoci qua dunque. Allora, intanto guardiamo cosa c'è dentro quando lo andiamo ad acquistare. Dentro ci sono i documenti di rito, c'è al posto della custodia con la cerniera, quella un pochettino più imbottita, in questo caso ci danno un sacchetto né più né meno come quelli Canon, che Canon ci dà per molti obiettivi. Diciamo che avrei preferito, se fosse stato possibile, la custodia, quella semirigida, quella imbottita, perché è molto pratica, fa il suo lavoro ed è secondo me molto meglio per chi come me si trasporta gli obiettivi nello zaino oppure anche insomma dentro uno zaino che non sia quello fotografico, li trovo meglio protetti. Il paraluce, un HB23 e l'obiettivo. Allora, diamo uno sguardo così veloce a questo obiettivo. Abbiamo detto uno zoom grandangolare 16 mm, quindi una bella apertura, e si ferma a 35. Personalmente preferisco questo rispetto al 15-30, al 14-24, che è vero che mi dà un'apertura con effetto wow, però si ferma a 24. Mi manca proprio nel paesaggio quella parte in più che mi permette di agganciarmi ad un altro obiettivo senza doverlo cambiare ogni volta che vedo una scena che andrebbe un pochettino più compressa. Beh, a proposito di compressa, possiamo anche valutare che un 35 mm, contando sul crop che molte fotocamere oggi hanno, dato che sono così ricche di megapixel, diventa un po' più di un 50 mm, quindi mi consente di spingermi anche un pochettino più in là, mantenendo qualità, senza dubbio, offerta dall'obiettivo e dal sensore. Allora, è un obiettivo solido, ben costruito. Vogliamo subito fare una critica, una piccola critica comune a molti obiettivi Nikon. Perché non ci fai delle guarnizioni un pochettino più durature? Queste guarnizioni di gomma si scaldano presto, si scollano presto, anche i 24-70 28, le prime serie, era un dramma. Spendere un euro in più su un obiettivo che ne costa parecchi di più ci aiuterebbe anche a farlo durare nel tempo e a renderlo anche bello, perché deve essere un obiettivo, deve essere anche piacevole da guardare. Per tutto il resto è molto molto bello, finito bene, nanocristalli anche qui, filtri da 77, la luminosità è costante, è una cosa interessante per noi fotografi, però il diaframma è F4. Se ci fosse stato un F2.8 avremmo preso quello? Boh, io come paesaggista, per esempio, mi trovo meglio con un F4. Pesa di meno, costa di meno e magari c'è anche lo stabilizzatore. Lo stabilizzatore è molto efficace, non si sente, è un po' come su tutti i grandangolari, c'è, funziona, ma non si sente. Non l'ho trovato straordinario come altri obiettivi della stessa categoria, straordinario nel senso che forse non garantisce i 4-5 stop che altri offrono, però le foto si portano a casa molto bene. Poi non nascondiamocelo, è anche vero che lo stabilizzatore lo utilizziamo quando? In quelle condizioni limite, perché il paesaggista, il fotografo, insomma, che ci tiene a fare una bella fotografia, sa che lavora col cavalletto, e allora sul cavalletto lo stabilizzatore non ci serve. Quando ci serve? Nelle occasioni limite, quando sto viaggiando per esempio in un'escursione lunga, partendo all'alba, poca luce, allora ecco che lo stabilizzatore mi aiuta, oppure quando torno, che è il momento crepuscolare, il momento più bello, non ho il cavalletto perché sono stato fuori tutto il giorno e magari ho dovuto fare una ferrata o un itinerario difficile, oppure sono semplicemente in giro per una città da turista e non posso portarmi il cavalletto e piantarlo lì ogni volta per una foto. Lo stabilizzatore serve, è utile e se funziona fa bene il suo lavoro. Invece possiamo dire che lo stabilizzatore ci viene in aiuto anche per un'altra questione. Tutti gli obiettivi grandangolari di qualsiasi produttore
Ovviamente alla massima apertura e alla massima focale sono morbidi ai lati, lo sappiamo, non se ne può fare una croce, è così, lo schema ottico purtroppo è questo, sono montati in fila con il fuoco e chiaramente avendo delle lenti molto pronunciate nella loro curvatura perdono l'acutanza ai bordi. E allora bisogna diaframmare, ecco che anche in condizioni di luce abbastanza normali, non dico in pieno sole, ma normali, quando comincio a lavorare a F8 o a F11 per garantirmi una omogeneità della qualità della lente, ecco che lo stabilizzatore al 60esimo di secondo, al 30esimo di secondo mi aiuta e mi viene incontro. Quindi bene che ci sia. L'obiettivo mi è piaciuto. L'escursione focale è quella che certamente non la rende la prima scelta di un fotografo, perché se devo dire scegliermi una sola lente da portarmi via, mi porto piuttosto il 24-70, un 24-105. Il 16-35 è il compendio, cioè l'allungamento verso il basso per creare quelle foto che il 24 non riesce a fare. Quando ti serve un 16, un 18, un 21 mm, devi avere questi. Lavora molto bene, i colori sono quelli Nikon e qui mi spiace dirlo per tutti gli altri brand che siano Sigma o Tamron, i colori che Nikon riesce a tirare fuori dai suoi obiettivi, nanocristalli a parte, sui suoi sensori sono più belli. Perché? Perché sono più bilanciati, li trovo più genuini, non hanno dominanti, strascichi di dominante sulle cromie, quelle a scalare dal bianco. Qui il bianco è bianco, il giallo è giallo. La via di mezzo che ci rende l'abito della sposa o le nuvole un pochettino colorate, mettiamoci che poi aggiungo anche un filtro digradante che colora di suo. Saluti, abbiamo perso tutto. Non parlatemi della post-produzione perché non vi sto parlando della dominante che va a velare tutta la foto, vi parlo della relazione cromatica tra il bianco, il rosso, tra il verde e il giallo. Molto bello, la distorsione c'è, è inutile negarlo, 16 mm, guai se non ci fosse, staremmo parlando di un biogon da 4.000 euro piuttosto che di un obiettivo a focale variabile. La distorsione c'è, così come un po' la vignettatura, vabbè, si corregge, oppure lo sappiamo che c'è, è un 16 mm, magari compongo la foto e mi fa anche gioco questa distorsione. Ho trovato che piuttosto ha un effetto molto marcato nell'effetto prossimità. Il soggetto posto a 5 metri con un orizzonte, diciamo, ad infinito, sembra proiettato nel paesaggio piuttosto che vicino a noi. Questa è una caratteristica un po' di tutti i grandangolari, ma qualcuno lo camuffa un po' meglio e qualcun altro ci riesce meno. In questo caso, Nikon non ha un effetto prossimità come altri grandangolari hanno e quindi va bene per molte foto, non va bene per altre. Quindi non lo ascrivo né fra i pregi né fra i difetti. Come si comporta invece nel comparto video? Comparto video direi anche bene perché l'ho provato sulla 850 e funziona bene, salvo il fatto che come tutti gli obiettivi di ultima generazione hanno questa ghiera per il manual focus che c'è tanto per esserci, nel senso che non si comanda in maniera micrometrica, non è uno Zeiss, non è nemmeno un obiettivo di quelli dedicati al manual focus come per esempio i vecchi Nikon. E quindi vabbè, insomma, però fa bene il suo lavoro. Non è un 2.8, non è un 1.8, è vero. Per il video un'apertura, diciamo, relativa importante ci aiuta in quelle condizioni di luce che sono precarie, ma che sono anche le più belle da riprendere. Cosa troviamo nella stessa categoria? Allora, qui devo dire la verità che restando nell'attacco Nikon, baionetta Nikon, cominciamo a guardare la stessa Nikon cosa produce? Il 17-35, 2.8. Qui, amici miei, non c'è competizione. È un'ottica due gradini sopra, più vecchia, più pesante, con un gruppo di lenti che quando si muove sembra il treno merci che fa muovere un vagone dietro l'altro prima di assestarsi. Una qualità ottica che questo non riesce a raggiungere. È vero che è un 17-35, non è un 16, quel millimetro in più o in meno. Lo sapete come la penso, mi sposto un pochettino indietro e l'ho già recuperato. Se no, il 18-35.
Il 1835, nelle sue tre versioni, o quattro se consideriamo la D, nella storia della produzione Nikon, è un obiettivo che è sempre stato un po' la scelta economica rispetto al 1735. Se per voi il fattore economico e quello peso è un fattore appunto che ha il suo peso, andate pure col 1835. Non avrete la qualità di questo, diciamocelo subito. Non avrete neanche quell'effetto grandangolare che il 16 mm invece produce. Il 18 non ha l'occhio grandangolare. Però i colori sono buoni, soprattutto nelle ultime versioni. È un pochettino più impastato, non che non sia nitido, ma non c'è quello stacco delle varie cromie, dei vari colori che un obiettivo, quindi una lente come questa, riesce a garantirvi. Però è anche vero che il prezzo è diverso, il peso è diverso e per molti appassionati, molti fotografi amatoriali, chiamateli come le volete, può andare bene quello. Esiste invece il 1835 Sigma l'1.8, che però è un'altra questione, secondo me, a questa apertura così importante, lo vedo più votato alla sezione video, al peso, che è un peso e anche un costo un po' diverso. E tutto sommato, insomma, se avete bisogno come me di un obiettivo per riprendere il paesaggio, per fare il turismo spicciolo e avere una lente tuttofare grandangolare, qui cascate bene. Poi l'unico limite che mi sentirete sempre dire è che a 16 mm la distorsione nel momento in cui vado ad inclinare l'obiettivo c'è, viene fuori e a me non piace molto, ma bisogna lavorare con i decentrabili per togliere quella. Quindi un po' di distorsione con la post-produzione la togliete. Purtroppo il piano prospettico è già più difficile da camuffare, da rimuovere. Consigliato? Sì, assolutamente sì. Tanto più se lo trovate usato, perché è un obiettivo che vale la pena avere se avete un corredo Nikon e avete già gli zoom d'ordinanza, il 24-70 e 70-200, molto valido. C'è il Tamron di cui non abbiamo parlato, e quello è un osso duro, però vi rimando al video. Meglio questo o il 1535? Bella partita. Vi aspetto ai prossimi video di Photo Art. Ciao a tutti!